No, volevo fare un esperimento divertente, se divertente si può dire. E a proposito dei programmi, che io ho la cattiva abitudine di leggere, e ripeto, vi invito a farlo anche voi, perché si scoprono tante cose interessanti. Una lista di persone per bene al servizio di Anna Capri, e questo ci fa piacere. No, non voi. No, grazie a noi. No. Se loro sono per bene. No, no. Questo non lo mettiamo in dubbio, anzi, li conosco diversi. Sono persone per bene, singolo. Cioè, non è ironia, veramente. Non è questo. Però partiamo da questo. Delle persone per bene ci hanno governato e si ripropongono. E questo può farci piacere. Allora, vediamo come una persona per bene fa un programma per i giovani. Io immagino, non so se l'assessore alle politiche giovanili, qualcun altro, insomma, una di queste persone per bene, un giorno si siede e dice, come disse, dobbiamo fare il forum che sa da fare, no? Perché l'avevano fatto già a Capri, dobbiamo fare un programma. Che ci mettiamo dentro? Allora, qua io approfitto che c'è, almeno c'era prima la professoressa Pane, che come insegnante ne avrà esperienza in questo campo, ma soprattutto posso approfittare di voi, insomma, che siete per lo più studenti. Quando un insegnante vi assegna una ricerca, no? Giacomo Leopardi, e non ci avete proprio voglia di farla, cioè ve ne può fregare di meno perché ci avete il calcio, no? Che facciamo? Abbiamo un computer a disposizione. Collegamento a internet, dove andiamo? Wikipedia, Google, e scriviamo Giacomo Leopardi e poi copia e incolla. Stampa, ok? Allora, io, scusate le spalle, ma ho bisogno del computer perché vorrei farlo, se no uno non ci crede, dice vabbè, sono battute. No, e purtroppo non sono battute. Se riusciamo a beccare una connessione, forse riusciamo a vedere questa cosa qua. Allora, questo è Google, originale, lo ricarico così, non è che è pezzotto, insomma. Siedo, faccio proprio quello là, la scrivania che deve fare il programma per la lista Anna Capri. Allora, attivo, dunque, assessore, dovrò diventare assessore alle politiche giovanili. Ma che fanno le politiche giovanili? Cazzo ne so, vediamo un po' Google che dice. Allora, attività. Oh, dovetti, scusate. Attività, all'emozione. Assessorato, pure è difficile da scrivere. Politiche giovanili. Però siccome vado di fretta, no? Facciamo così. E non c'ho voglia di fare un cazzo sintetico. Perché poi non posso perdere tempo a leggere. Perché devo stare in giro, devo già fare il checkpoint, devo andare a controllare chi c'è in giro, devo fare queste cose qua. Mica posso mettermi a fare il programma. Attenzione. Allora, vediamo un po'. Ah! Le politiche giovanili. Provincia di Rimini. Tanta una capi, che cazzo mai ci andate a Rimini? Vai così. Allora, leggiamo l'attività la borderline disciplinare nell'ambito degli istituti secondari superiori. Vediamo un po' se mi piace qualcosa da qua. Facilitare la socializzazione. Ah, questa è bella. Questa è bella qua, guarda qua. Un percorso di maturazione e di riappropriazione di sé in controtendenza rispetto alle pulsioni omologanti che spesso agiscono all'interno delle più diffuse forme di aggressione giovanile. Questo mi piace, io me lo copio. Me lo copio. E lo stampo. Lo metto qua. Questa pagina qua. Non mi è numerata, però qua, mi piace qua. Percorso di politica giovanile, veramente. Percorso di maturazione e di riappropriazione di sé in controtendenza rispetto alle pulsioni omologanti che spesso agiscono all'interno delle più diffuse forme di aggregazione giovanile.
attenzione, siccome sono una persona per bene, è troppo poco, poi ho copiato, scusate, che ce n'ho fatto, mettiamo qualche altra cosa dentro. Allora, per non farvela lunga, io l'ho trovate tutte, non sono un esperto di internet, ma perlomeno non più di voi, perché purtroppo Tonino, il candidato sindaco, l'altra volta fu molto carino a dirci all'incontro, a dirci a noi presenti, non fatevi infinocchiare. Fu per me il passaggio più importante del suo discorso, perché fu veramente sentito, fu detto col tono del padre di famiglia, con la responsabilità. E l'ha detto con gli occhi da fuori, che lo so, quando cacciate gli occhi da fuori è un buon segno. Non fatevi infinocchiare. Beh, io dico, non facciamoci prendere per il culo. Scusate l'espressione colorita, ma è così. Perché qua ci sono tutte, dall'inizio alla fine, è tutto un copia e incolla, preso da provincia di Rimini. No, io me le faccio vedere, perché potrei dire anche fesserie. Ve le faccio vedere. Perché io sono carino, educato, ma quando percepisco di essere preso per culo,